Ok, beh, ciao Sofì, mi fa piacere che oggi hai potuto arricchire il dialogo di Zest anche con la tua voce. E, vabbè, anche perché non ti vedo da un sacco di tempo, quindi mi fa piacere vederti, però so anche che sei brava in quello che fai, e quindi Ma sembra che siamo tipo alle Iene, un telegiornale, cioè. è tipo le Iene, cioè, però siamo anche persone serie, cioè, senza Ok. dignità ma serie. E niente, vabbè, voglio spiegare che cos'è un nudge, però non riesco perché in realtà quando uno mi chiede, cioè quando mi hanno chiesto, no, ma che cosa fai questo giovedì a Zest? Io ho detto, c'è Sofia che ci presenta i nudge, però io quando loro mi hanno chiesto, ma che cos'è un nudge, non sono riuscito a dargli una definizione positiva di che cosa fosse un nudge. Cioè, l'unica cosa che gli ho fatto e gli ho ripetuto i due o tre esempi che mi avevi dato tu. E ho trovato molto difficile dare una definizione io di che cosa sia nudge. Forse perché non hai letto il titolo del talk. No, vabbè, cioè, so che cosa significa, ovvero c'è cioè, una spintarella, no, dall'inglese, Però però... No, non sai, cioè, come funziona effettivamente, cioè tipo anche. cioè, allora, conosco tanti esempi di nudge, però il concetto di nudge mi sfugge, ecco, dietro a tutti questi esempi. Ok, ma Mi piacerebbe appunto uscire da questo talk sapendo un po' meglio che cos'è un nudge, non solo citando l'aeroporto di Schiphol e le mosche. Vabbè, poi magari quello ce lo farai come vabbè, esempio. ma l'aeroporto di Schiphol è da citare perché è tipo bellissimo come Infatti esempio. te lo lascio quell'esempio, non te lo spoilero. No, esatto. Vabbè, a questo punto... Direi che ti lascio la parola, io mi muto. Ah, ricordo solo ai ragazzi che ci seguono, magari per la prima volta, che possono intervenire quando volete, basta scrivere in chat, io leggo le vostre domande, poi le rigiro alla Sofia. Poi alla fine ci Io non sarà comunque un vedo, momento di discussione in cui si può insultare la Sofì se uno vuole. E niente, io adesso lascio la parola alla Sofì e buon talk a tutti. Ok, allora, per parlare di nudge, prima cosa bisogna partire con il parlare di decisioni. Infatti il titolo è La spinta gentile verso decisioni migliori. Perfetto, non funziona. Ok. Quindi, quando si parla di decisioni, una domanda che facciamo anche in università agli studenti è: secondo te, in media, quante decisioni prendiamo durante una singola giornata? Di solito le risposte variano dalle 200, le 300, massimo 400 decisioni durante un giorno. In realtà, queste risposte non si avvicinano minimamente a quella che è la realtà perché ogni giorno prendiamo circa 10.000 decisioni. Anche piccole ovviamente. E di queste 10.000 decisioni, il 95% sono basate sull'intuizione e su quello che ci sembra giusto in quel momento o quello che in quel momento ci sembra abbastanza buono, cioè accettabile. Inoltre, tra il 79 e il 93% delle nostre decisioni sono guidate dall'istinto e dal comportamento passato, cioè tendenzialmente siamo abbastanza stabili. In quello che scegliamo e soltanto tra il 18 e il 35% delle nostre decisioni sono basate su l'intenzione, quindi qualcosa di più razionale, più ragionato. In realtà questo è un meccanismo perfettamente normale perché durante la giornata comunque abbiamo una quantità di tempo molto limitata per prendere le decisioni, per cui non è possibile che per qualsiasi decisione stiamo lì a pensare a tutte le possibili informazioni che abbiamo, tutti i possibili output di ogni singola opzione, quindi è un meccanismo perfettamente normale. E in psicologia si parla infatti di razionalità limitata, che è un concetto che è stato introdotto negli anni 50. Ed è un concetto secondo il quale il nostro processo decisionale non è un processo lineare come in realtà è sempre stato pensato nell'economia classica. Al contrario, il nostro processo decisionale è molto più complesso e è continuamente caratterizzato da una serie di limiti che rendono le nostre decisioni spesso sbagliate. Questi limiti sono, come dicevo prima, il numero infinito di informazioni che abbiamo a disposizione, la quantità di tempo limitata, il contesto nel quale ci troviamo a prendere una decisione, i nostri stati d'animo, quindi
tutta una serie di limiti. E sempre in psicologia si parla, Kahneman ne parla, di due sistemi cognitivi che sono il sistema cognitivo automatico e il sistema cognitivo riflessivo. E lui, nel suo libro, per farla un po' più semplice, parla proprio di due personaggi che sono il sistema 1 e il sistema 2, li chiama proprio così semplicemente. Il sistema 1 è un sistema che agisce come un autopilota, quindi è un sistema molto veloce, implicito, che richiede pochissimo sforzo e di fatti procede sulla base di associazioni con, per esempio, le nostre scelte passate oppure con gli stereotipi che ci creiamo nella mente. E soprattutto è un sistema che è molto difficile da controllare perché appunto è istintivo. Dall'altra parte, il sistema 2 è un sistema totalmente opposto, cioè molto più lento. Difatti si basa più che altro su ragionamenti logici e analitici razionali. Quindi è un sistema esplicito che però richiede anche un notevole sforzo cognitivo. Per fare un esempio più concreto, quando per esempio abbiamo di fronte, non lo so, un problema del tipo 38x12, quello che succede nel concreto è che il nostro sistema 1 dice subito ok, una moltiplicazione di certo non fa 60, di certo non fa 300.000. Però effettivamente per avere il risultato corretto bisogna fare un ragionamento più profondo, più analitico, e quindi in quel caso interviene il sistema 2, per cui se uno non è proprio ferratissimo si mette lì con carta e penna, fa la sua moltiplicazione e ottiene il risultato. Il problema è che in realtà la maggior parte delle volte succede che prevale il sistema 1 quando prendiamo le decisioni, quindi il sistema un po' più veloce e quello che agisce come autopilota. Difatti ci sono tutta una serie di meccanismi psicologici che non sono razionali, che sono legati per esempio alla soggettività, alle norme interne, a stati d'animo, emozioni, eccetera, che purtroppo ci fanno fallire, nel senso che spesso la maggior parte delle decisioni che prendiamo sono errate, cioè non sono le decisioni migliori per noi. E ci sono quindi tutta una serie di aree di fallibilità che secondo me sono molto, cioè, vabbè, ovviamente io le ho studiate, quindi adesso le so, però cioè, se ve le dico sicuramente vi rendete conto che probabilmente anche voi, cioè molto spesso siete cadete in queste aree di fallibilità. Allora, una prima area è la regola del pollice che riguarda le euristiche. Le euristiche sono delle scorciatoie mentali che il nostro cervello utilizza per prendere le decisioni in modo molto veloce, molto semplice. Benissimo, utilissime, il problema è che proprio perché sono meccanismi veloci e semplici, spesso ci fanno fare degli errori. Un esempio che viene sempre fatto è quello dell'euristica della disponibilità, cioè che porta le persone a credere che sia molto più pericoloso viaggiare in aereo piuttosto che viaggiare in auto. In realtà è ovviamente il contrario, nel senso che le statistiche dimostrano che la probabilità oggettiva di fare un incidente in auto è altissima, mentre, cioè altissima, alta comunque, mentre quella di fare un incidente aereo è praticamente quasi pari allo zero. Quello che succede però è questo, che quando c'è un incidente aereo i mass media ovviamente ne parlano tantissimo e ha sicuramente un impatto emotivo molto più forte in noi rispetto all'incidente in auto, e questa disponibilità di informazioni, questo impatto emotivo fa sì che erroneamente noi andiamo a pensare che sia molto più pericoloso viaggiare in aereo. Un'altra area di fallibilità è l'overconfidence, quindi il fatto che siamo tendenzialmente super ottimisti, cioè se tu vai a chiedere ad una persona al momento del matrimonio, poco prima o poco dopo essersi sposata, quali sono secondo te le probabilità di divorzio, ti risponde 0%, in realtà il numero di divorzi è altissimo, anzi sempre maggiore. Un'altra area di fallibilità è l'avversione alle perdite, cioè il fatto che quando noi, per esempio, se noi perdiamo 100 euro, questo ha un impatto emotivo e cognitivo in noi molto più forte rispetto al guadagnare 100 euro.
Questo vuol dire che appunto soffriamo molto di più per le perdite, cioè le perdite hanno un impatto molto più forte rispetto ad una vincita della stessa entità. E questo è legato al bias dello status quo, cioè il fatto che le persone sono pigre, nel senso che stanno bene nella loro comfort zone e quindi sono molto restie al cambiamento. Altra area di fallibilità è il framing, cioè il contesto, quindi in base a come un'opzione o un'informazione viene presentata, la vedrò in un modo, per esempio bicchiere mezzo pieno, o in un altro bicchiere mezzo vuoto, nonostante l'informazione sia la stessa. E ultima, ovviamente, l'influenza sociale, cioè il fatto che dipendiamo tantissimo dal parere e riconoscimento che ci deriva dagli altri, sia in positivo che in negativo, nel senso che da una parte magari cerchiamo di conformarci al gruppo, dall'altra parte magari cerchiamo di distinguerci dalla massa, ma comunque c'è sempre un punto di riferimento che è rappresentato dall'altro. Ok. Ivan, mi senti? Ci sono domande? Ivan? Sì, io la crea una domanda. Ma... Ok, vai. Perché la prima regola si chiama del pollice? Ma si chiama così in... Ah, cavolo, lo sapevo il perché, però sai che me lo sono dimenticata. In inglese magari si dice rule of thumb. Sì, però c'era un motivo. Perché praticamente riguarda le euristiche. Le euristiche sono tre. Quella che vi ho detto, poi c'è l'euristica della rappresentatività e poi dell'ancoraggio. Però non mi ricordo il perché si chiama così. Però c'era la spiegazione. Comunque se vai a cercare su, tipo su Google la trovi tranquillamente. Comunque ti seguiamo ed è stra interessante, quindi Ah, grazie. vai avanti, infatti, poi quando tu hai bisogno del video me lo dici e Sì, dopo. dire. Allora, quindi adesso parliamo di nudge, perché i nudge vanno proprio ad agire su queste aree di fallibilità. Allora, i nudge non esiste una traduzione in italiano, però diciamo che si possono tradurre con il termine pungolo o spinta gentile, però anche in italiano si dice nudge. E Thaler e Sustain, se si dice così, hanno scritto questo libro che si chiama proprio Nudge, la spinta gentile, nel quale appunto definiscono i nudge. Quando parlano di nudge dicono che il nudging consiste proprio nel progettare l'architettura delle scelte delle persone, cioè lo spazio all'interno del quale noi prendiamo le nostre decisioni. I nudge però si distinguono da altre forme di intervento, come per esempio gli incentivi monetari oppure le prescrizioni o le leggi, le proibizioni, eccetera, per una serie di aspetti. Innanzitutto non coinvolgono il denaro, quindi non c'è nessun tipo di incentivo monetario, nessun tipo di vincita, neanche qualcosa di gratis. Seconda cosa, devono essere facili da evitare, cioè un nudge ti deve comunque sempre garantire la libertà di scelta, cioè se io ho tre opzioni, il nudge non va a eliminarne una facendo rimanere solamente due opzioni. Il nudge le tiene tutte e tre, semplicemente ne rende una molto più attrattiva delle altre. Quindi niente proibito e non c'è ovviamente nessun tipo di punizione nel caso in cui una persona faccia una scelta diversa. Un altro aspetto importante è il fatto che il cambiamento è ovviamente prevedibile. Infatti si parla proprio di progettazione, di architettura della scelta, cioè se tu vai a fare la scelta nudgiata, si dice così, io so esattamente che cosa andrei a fare. E un ultimo aspetto è il fatto che essere nudgiati è proprio nell'interesse sia della persona che della società. E questo, per esempio, differenzia il nudge dalla pubblicità, perché la pubblicità invece fa l'interesse dell'azienda di turno. Sempre nel loro libro, quindi, gli autori dicono che i nudge non sono dei mandati, cioè non sono qualcosa di obbligatorio, per cui fanno un esempio molto semplice, cioè mettere la frutta all'altezza occhi è un nudge, proibire il cibo spazzatura non lo è. Qua c'è l'esempio tipico di cui parlavamo prima, cioè della mosca nell'aeroporto di Amsterdam, cioè nell'aeroporto avevano il problema che i bagni erano sempre sporchi, quelli maschili, perché la gente tendeva a urinare fuori dall'urinatoio, quindi pavimenti sempre bagnati e ovviamente il costo del
degli addetti alle pulizie era aumentato tantissimo. Quindi che cosa hanno fatto? Semplicemente hanno disegnato una mosca finta all'interno dell'orinatoio, tutti quindi puntavano sulla mosca finta e i bagni magicamente erano molto più puliti e si sono quindi anche abbassati i costi degli addetti alle pulizie. Poi questo tipo di nudge è stato implementato in tantissime parti del mondo, anche in altre varianti, cioè tipo hanno usato un canestro da basket oppure la porta da calcio. Comunque il concetto è che se tu, cioè se la gente deve mirare qualcosa, se gli dai un obiettivo, cioè qualcosa di visibile da mirare, la gente tenderà a mirarlo. Ok. Adesso vi faccio vedere tutta una serie di nudge che vanno a sfruttare le aree di fallibilità che dicevo prima. Quindi, per quanto riguarda la regola del pollice, un esempio è questo dispenser che dà carta per pulirsi le mani. E se vedete c'è un continente, quindi più carta prendi, più il continente diventa nero, simbolo di inquinamento. Meno carta prendi, più il continente rimane verde. Quindi in questo caso vai proprio a rendere più visibile il legame tra la carta e l'ambiente, la sostenibilità. E semplicemente questo tipo di nudge va ad aumentare tantissimo il risparmio della carta. Un altro esempio che usano tantissimo nei paesi nordici è disegnare le impronte che ti indirizzano a buttare la spazzatura nella pattumiera. Cioè spesso magari la gente è in un parco, deve buttare qualcosa, non vede subito la spazzatura, lo butta per terra. Se invece tu indirizzi in modo anche simpatico la gente verso dove deve andare, la gente lo fa. Per quanto riguarda invece l'overconfidence, una cosa che fanno spesso è, allora, c'è da dire che il 93% degli automobilisti tendenzialmente si considera un guidatore sopra la media, il che ovviamente non ha senso. Quindi quello che fanno spesso nelle strade è o disegnare buche finte di modo che sei portato a rallentare, oppure per esempio quando siamo in autostrada e ci avviciniamo al casello, se ci fate caso ci sono queste linee che sono disegnate di modo da essere sempre più vicina l'una all'altra. E questo ti dà la percezione di andare più veloce di quanto in realtà stai andando, quindi di conseguenza andrai a frenare di più di quello che faresti se non ci fossero queste linee. Un altro esempio che è molto carino è questo. Ivan, se mi puoi far partire il video. Adesso ti faccio partire il video. Quindi devo fare stop? Forse no, aspetta, fammi provare. Ok, adesso vedete il mio schermo. Come fanno a risponderti? Dai, tu, Sofì. Tu, Sofì, vedi il mio schermo. No, io non lo vedo. Mi sa che devo fare stop share, forse. Sì, fai stop share. Oh, adesso lo vedo il tuo schermo. Ok. Allora, siamo qua. Apro il video. Vai. Ok, è finito. Bellissimo.
Carino. Allora, adesso faccio stop sharing. Vai. Ci sono due domande? No, no, ok. Madò che presa male, Dagnoni dice, vabbè. Un po' sì, però vabbè, effettivamente, cioè, tu non è che vai a proibire niente a nessuno, capito? Semplicemente associ la morte, l'ansia comunque che ti crea la canzoncina, col fatto di dire, vabbè, forse la sigaretta non me la fumo stavolta. Certo. Beh, vai, continua a fare le scelte. Allora, aspetta, eccolo qua. Lo vedete? Yes. Ok, poi, vabbè, lost aversion, quindi avversione alle perdite, hanno fatto un esperimento in un supermercato. Allora, a un gruppo di persone dicevano, ti facciamo 5 centesimi di sconto se ti porti le borse per la spesa da casa. Zero effetti, cioè la gente continuava a non portarsele. Al contrario, a un altro gruppo dicevano, devi pagare 5 centesimi in più se compri una busta di plastica. In questo caso tutta la gente andava a portarsi direttamente da casa le buste per fare la spesa. Questo perché? Perché nel primo caso vai a guadagnare 5 centesimi, nel secondo caso vai a perderli. La quantità è la stessa, però ovviamente la perdita è molto più dolorosa del guadagnare la stessa quantità. Allora, qui invece per quanto riguarda il bias e lo status quo usano tantissimo il nudge del default, che però ci sono un po' di controverse perché in realtà è molto potente come strumento, come nudge. Per esempio, donazione di organi. Allora, a un certo punto in Germania si sono chiesti ma perché la percentuale di persone che in Germania dona gli organi è pari al 12%, mentre di fianco a noi in Austria siamo al 99%, perché comunque le differenze culturali tra tedeschi e austriaci non sono limitate, nel senso non sono così grandi. E la risposta era data dal fatto che in Germania lo Stato ti considera di default un non donatore, quindi tu devi diventare donatore se vuoi donare i tuoi organi. Per cui quando compili, diciamo, il documento, devi spuntare la casella donatore. Al contrario, in Austria fanno l'opposto, cioè ti considerano di default un donatore. Quindi se tu non vuoi essere donatore, sei liberissimo di farlo, però devi spuntare la casella non donatore. E questo ovviamente si basa sull'inerzia delle persone, cioè sul fatto che le persone sono pigre e quindi tendono a rimanere sull'opzione di default. Però, cioè, anche da questo punto di vista, comunque è abbastanza forte come nudge. Un altro esempio è la riduzione del cibo, la riduzione del come si dice, degli avanzi del cibo. Soprattutto questo avviene nei ristoranti self-service, dove i due terzi di quello che buttano deriva dal fatto che la gente avanza il cibo nel piatto. Quindi semplicemente hanno deciso di ridurre la grandezza dei piatti, di modo tale che se una persona vede un piatto comunque grande, è portato a riempirlo sempre di più, indipendentemente dalla fame che ha, indipendentemente da quanto mangerà. Vedere un piatto così mezzo vuoto non è bello, quindi uno tende a riempirlo. Ovviamente se il piatto è più piccolo si riempie prima, mangi comunque perché sei sazio, però il cibo sprecato è molto minore. Allora, per quanto riguarda invece il framing, anche qui se io dico, nel caso per esempio dei vaccini, se non fai il vaccino, le probabilità di morire passano da 0,001% a 0,003%. Non è la stessa cosa di dire se non fai il vaccino, le probabilità di morire triplicano. Cioè, chiaramente a livello di probabilità è la stessa cosa, però ovviamente cioè, l'impatto è molto più forte nel secondo caso. E un altro esempio è anche questo carino, però magari è abbastanza famoso, quindi magari l'avete già visto, però Ivan, se lo fai partire, ti faccio stop. Ivan. Grande.
Ma non c'è la musica? Scusami, pensavo di aver aperto il video. Aspetta che lo rifaccio partire. Fatto un po' di pubblicità alla Volvo. Sì. Aspetta che faccio stop sharing. Vai. Però comunque c'è, cioè, questo è proprio una cosa veramente, infatti vabbè, si chiama fan theory, ok? Però è una cosa, cioè, banalissima, capito? Tu non vai a forzare nessuno a prendere le scale normali. Semplicemente rendendole più attrattive, hai visto che c'è stato un incremento del 66%, che comunque è veramente tanto. Allora, poi, ho quasi finito, eh. Vai, vai, tranquillo. Ok. Per quanto riguarda l'influenza sociale, in questo caso in Minnesota hanno realizzato un esperimento per far sì che le persone pagassero di più le tasse, quindi ci fosse meno evasione. Allora, un primo gruppo hanno detto, i tuoi soldi vanno ad aiutare la società, l'educazione, la sicurezza, eccetera. Al secondo gruppo hanno detto, attento perché se ti becco ti punisco. Al terzo gruppo hanno detto, ti diamo disponibilità di aiuto a compilare la documentazione, eccetera. Al quarto gruppo hanno semplicemente detto, il 90% degli abitanti del Minnesota hanno già pagato le tasse. Ovviamente l'unico gruppo che ha avuto un incremento è stato il quarto, proprio perché fai un confronto sociale con gli altri. Quindi basta, vabbè, questi erano i nudge così da far vedere e non so se ci sono domande, se no ci sono, vabbè, tutti gli aspetti critici del nudge, perché altrimenti sarebbe troppo bello. Beh, no, io sono curioso appunto degli aspetti critici perché in effetti, cioè, tu hai anche introdotto, no, una motivazione quasi altruistica, no, del fatto che chi introduce il nudge voglia poi il bene del cittadino. Sì. Però d'altra parte magari è facile che la società nella sua interezza sfrutti la scelta individuale a proprio vantaggio. Cioè, quindi magari anche uno Stato che abbia delle mire che non siano, cioè, prive di malizia, sfrutti poi il nudge per rendere magari alcune scelte che poi magari un individuo farebbe anche nel pieno delle proprie facoltà e così riducendo la libertà individuale. Cioè, d'altra parte tu dici, appunto, il nudge non è mai
Cioè, tu puoi sempre evitarlo, però è anche molto vero, come dici tu, la scelta di default di solito è quella che scelgono tutti. Anch'io quando navigo su internet e devo accettare il cookie, 9 volte su 10 accetto il cookie e non mi vado a leggere tutta l'informativa della privacy. No, sono molto curioso appunto del downside di questo strumento che altrimenti sarebbe formidabile. Sì, infatti, la scoperta dell'America. Allora, vabbè, aspetti critici sono innanzitutto il fatto che i nudge non vanno ad agire su motivazioni, valori, atteggiamenti che sono un po' più nel profondo, cioè vanno ad agire su un aspetto più superficiale che è il comportamento. Quindi, per esempio, il dispenser di carta che vi ho fatto vedere prima, se io uso quel nudge non è che ti rendo più sensibile all'ambiente, all'ecosostenibilità e tutte queste cose. Agisco semplicemente su un comportamento che rimane lì, circoscritto a quel momento. Quindi questo è un po' uno dei limiti principali. Un altro limite è più legato a un livello metodologico, quindi il fatto che cioè i nudge sono totalmente dipendenti dal contesto nel quale vengono implementati. Cioè le differenze culturali sono comunque un aspetto importantissimo nell'implementazione del nudge. Basti pensare semplicemente a stati individualisti, stati collettivisti. Cioè il nudge, cioè uno stesso nudge non è detto che funzioni in Italia, cioè un nudge che funziona in Italia non è detto che funzioni per dire in Olanda o in Francia o tantomeno in America. Quindi dipendono tantissimo proprio dal contesto. La mancanza di un framework teorico, cioè l'economia comportamentale, che è praticamente questa materia, diciamo, questa disciplina, è comunque abbastanza recente e manca ancora un framework teorico che unifichi poi tutti i vari effetti psicologici, i vari bias, i vari nudge, eccetera. E dall'altra parte appunto gli aspetti etici, cioè quando si parla di nudge si parla di paternalismo libertario, viene proprio definito così. E quello che si cerca di fare è comunque, cioè un nudge tale nel momento in cui riesce a soddisfare alcuni criteri etici, cioè per esempio il fatto di garantire sempre il benessere dell'individuo o della società, quello di cui stavamo parlando prima. Altro aspetto importante è garantire l'autonomia dei soggetti, quindi dare comunque la possibilità ai soggetti di compiere la scelta da sé. Nessuno viene costretto a fare niente, nessuno viene forzato. Il default sì, effettivamente è uno dei nudge che riceve più critiche perché è uno strumento veramente potente, però effettivamente tu non vai proprio a costringere nessuno, quindi ci sono quelli che la pensano in un modo e quelli che la pensano in un altro, vabbè. E poi la dignità, cioè il fatto che comunque tutti gli interventi di nudge considerano sempre l'uomo come una persona adulta e in grado di scegliere da solo, cioè di fare comunque delle scelte responsabili. Semplicemente basandosi un po' sul bene comune, sul bene anche dell'individuo, ti spingono a fare la scelta migliore che in molti casi da solo non saresti in grado di fare. Quindi questi sono un po' sì, gli aspetti critici che vabbè, ci sono, però è così. Ah, e avevi un'altra slide? Ma in realtà sì, ma sono cose più... No, ci interessa. Dai, ma infatti, cioè, già che siamo qua, facciamo tranquillo, come si dice. Ma no, questo qua è il vabbè, quello di cui vorrei occuparmi io nella mia futura professione, cioè implementare i nudge all'interno delle organizzazioni, che vengono usati comunque in realtà molto poco. Invece nelle organizzazioni, secondo me, hanno un grandissimo potenziale, perché quello che succede nelle organizzazioni, che comunque sono dei sistemi molto complessi, è che quando tu vai a cercare di produrre un cambiamento incontri tantissime resistenze, perché comunque ci sono tutta una serie di valori, atteggiamenti, cultura molto radicati, no? nei dipendenti di un'azienda. Se invece utilizzi nudge vai a agire semplicemente sul comportamento ed è quindi una spinta in più a mettere poi in atto un cambiamento più profondo.
Quindi, per esempio, vabbè, questo è più a livello di riduzione dell'utilizzo della carta. Tra l'altro, questo è stato fatto la prima volta in un'università in Svezia, dove semplicemente hanno cambiato l'impostazione di default della stampante da stampa su un solo lato a stampa su fronte e retro. Cioè, per dire, capito, una cavolata del genere ha portato ad una riduzione dello spreco della carta di oltre il 60%, capito? Perché la gente non sta lì a cambiare, no, rimetto di nuovo su stampa. Giusto, il 70% perché ha dimezzato i fogli che hanno usato. Esatto. E poi un altro esempio, ah sì, il miglioramento dei meeting, cioè un problema nelle aziende è che i dipendenti passano più del 50% del loro tempo, lo trascorrono nei meeting, che però in realtà non sono così efficienti, cioè non è proporzionabile, non è, come si dice, la quantità di tempo che tu passi nei meeting non è proporzionata al risultato che ottieni in questi meeting, da questi meeting. E quindi cosa hanno fatto? Hanno cambiato l'impostazione anche qui di default, da meeting di default 60 minuti a 30 minuti. E questo effettivamente ha portato a un miglioramento della qualità del tempo trascorso nelle riunioni, perché vabbè, c'è dietro un information bias, che è tutta una cosa un po'. Però comunque, cioè, poi le persone arrivavano a dire che un meeting di 45 minuti era lunghissimo. Mentre prima, quando l'impostazione di default era 60 minuti, ritenevano che un meeting di 60 minuti fosse pochissimo, capito? Quindi, semplicemente facendo questo cambiamento, andavano a, uno, risparmiare un sacco di tempo da dedicare ad altre attività, due, migliorare la qualità dei meeting. E qui, invece, un miglioramento proprio delle attività, cioè un problema grande dei lavoratori che lavorano di testa, diciamo, cioè non lavoratori manuali, è che sono affetti da tantissime distrazioni, soprattutto date dal computer, quindi le mail che continuano ad arrivare, navigare sul web, navigare sui social. Quindi in questo caso hanno anche qui utilizzato il default, ovviamente, hanno impostato come default la suoneria in silenzioso, quindi non ti squillava, diciamo, il computer ogni volta che ti arrivava una mail, che comunque è un elemento di grande distrazione. E un'altra cosa che hanno fatto sempre relativa alle mail, hanno impostato le notifiche delle mail una volta all'ora, cioè non ti arrivava una notifica ogni volta che ti arrivava una mail, ma ti arrivava una notifica unica una volta all'ora, di modo che quei 10 minuti all'ora li dedicaste a guardarti le mail, però non è che ogni secondo ti arriva la notifica e stai lì, guardi, cioè comunque questo ti porta ovviamente a distrarti. E quindi niente, questo è più l'applicazione a livello di organizzazione, che però, cioè, tipo in Italia non esiste ancora. E invece, perché la cosa figa dei nudge è che costano pochissimo, capito? Cioè, rispetto a tantissimi interventi che fanno nelle organizzazioni, ti do incentivi monetari, ti alzo lo stipendio, ti do dei bonus, eccetera, i nudge in realtà costano pochissimo. E in realtà hanno anche tantissimi effetti positivi.